Allora, buon pomeriggio. La voce dei libri. Vi racconto in 30 secondi chi ha avuto questa idea della voce dei libri. Comune di Bologna, l'Associazione Biblioteche del Comune di Bologna e Coppa Alleanza 3.0. Hanno dato vita a questa rassegna della voce dei libri che viene, il titolo, nasce da un grande libro di Ezio Raimondi. Sapete cosa diceva Ezio Raimondi? Mi resi conto che il rapporto con la cultura è sempre un rapporto col nuovo, che ci permette di conoscere e nello stesso tempo di imparare ad accettare i nostri limiti e a combatterli. Questo libro è pieno di racconti di limiti che non hanno saputo combattere per far affermare una tragedia come quella che sentirete descrivere. Oggi abbiamo Daniele Rielli, Il fuoco invisibile, storia umana di un disastro naturale, pubblicato da Rizzoli, e abbiamo il piacere di avere con noi Guia Solcini, che lo intervista. Devo anche dire, Guia, che questa cosa viene sostenuta anche da una banca, la BPER. Mi fanno un prestito? Sì, okay. Sei sicuro. Favoloso. Però è l'unica banca in Italia che finanzia presentazione di libri. Quindi è un pregio o no? E direi bravo, che a questo punto bravo. Potrebbero anche farmi un prestito. Ti do la parola per farci convincere bene sul libro. Grazie di essere venuto. Grazie a voi per l'invito. Fatemi un applauso, sì, giusto, scusate. Allora, buonasera. Io parlerò pochissimo perché trovo insopportabili le presentazioni dove uno va per sentire l'autore e il presentatore monologa per 18 minuti per introdurlo e per far vedere che ha letto il libro. Dovete credermi sulla fiducia, ho letto il libro. La cosa che mi è stata più chiesta dalle persone che conosco quando ho detto che venivo a presentare questo libro è: cosa c'entri tu con la xylella? Perché evidentemente c'è la percezione che questo sia un trattato scientifico sulla xylella, adatto a biologi, non so, a esperti di piante, a floricoltori, non so bene a chi, mentre invece questo è un romanzo. Lo so che voi pensate che sia un saggio narrativo, ma è un romanzo. Voi lo sapete perché siete gente istruita, avete letto Carrère, avete letto Francesco Piccolo. Ormai sapete che il romanzo non è più quella cosa che faceva Proust, in cui faceva un saggio sull'alta società parigina cambiando i nomi e lo chiamava romanzo perché aveva cambiato i nomi. Adesso non si cambiano più i nomi, esattamente come non si fanno più le serie televisive di invenzione, si fanno solo serie televisive in cui la realtà, non so, Lady Diana è filtrata da un'attrice che la interpreta e noi crediamo di vedere un lavoro di finzione, ma in realtà stiamo vedendo un lavoro saggistico, un lavoro biografico. Questo è un romanzo in cui oltretutto ci sono dentro strati che vanno da Via col vento. Io ho pensato tutto il tempo c'è un tema portante che è quello degli ulivi che restano. In questo libro c'è molto la storia familiare dell'autore di Daniele Rielli e degli ulivi di suo padre, che tiene moltissimo a, non voglio fare quella cosa che i giovani chiamano spoiler, cioè rivelare il finale, ma tiene moltissimo al fatto che questi ulivi gli sopravvivano. E è ritornante questo tema degli ulivi che sopravvivano, e chiunque da bambina abbia visto su Rai 1 passare Via col vento in televisione sa che Geraldo diceva alla figlia: resta solo la terra, questa cosa che sopravvive agli uomini e che a un certo punto non sopravvive più. Cioè, il dramma che racconta questo libro è questa cosa qui, è la vita che doveva restare dopo di noi e che non resta più. Un po' come quando ti va a fuoco la casa, no? Tu avevi investito, tutta la tua vita era investita in qualcosa e quel qualcosa scompare. Cosa fai a quel punto? Però non c'è solo questo, perché dentro c'è, lui a un certo punto cita Avatar, e adesso io, non avendo mai visto Avatar, ebbene sì, ho questa lacuna, devo prendere la descrizione che ne fa lui per spiegarvi qual è il parallelismo. Meno male che ho messo i segni, come quelle che parlano di libri su TikTok. Qual è in fondo la trama di Avatar di James Cameron, il film che ha realizzato i più alti incassi della storia del cinema? Un popolo autoctono deve difendersi da una multinazionale straniera che vuole distruggere i suoi antichi alberi sacri. Vi ricorda qualcosa? Ecco, in tutta questa trama che c'è, la sottotrama che non viene quasi mai esplicitata è ovviamente la pandemia, che non viene furbamente esplicitata perché nessuno vuole leggere della pandemia, non se ne può più della pandemia. Però è impressionante vedere come in una storia che inizia nel 2013
ci fossero già tutti gli schemi sociali che poi abbiamo visto dopo. Quello che sa la verità e te la dice su Facebook, lo scienziato che viene preso a insulti perché dice le cose che non è comodo sentirsi dire, il problema di delimitare il danno, di arginare il danno mettendo dei limiti fisici, mettendo dei limiti geografici, in un modo che inevitabilmente crea dei problemi alle persone e che però dovresti seguire perché sei adulto e sai che a lungo termine è per il tuo bene, ma non vuoi farlo perché nessuno ha voglia di sentirsi dire le cose che non vuole sentirsi dire, nessuno ha voglia di ascoltare un consiglio che va contro quello che gli va di fare, no? Allora, tutto questo prologo, io avevo detto che parlavo poco, sto parlando da tantissimo tempo, quindi adesso io vorrei dare la parola a te e come prima cosa chiederti, un autore che viene citato due volte nel libro è Walter City. Una volta esplicitamente, tu dici che ci sono dei culturisti che sembrano usciti da un libro di Walter City, e poi c'è un capitolo intitolato Bruciare tutto come un romanzo di City. Però non credo che sia quella l'ispirazione. Volevo capire le tue ispirazioni in questo libro. Ok, buonasera a tutti innanzitutto, grazie Guia, grazie dell'invito qui a Bologna. Bruciare tutto, conosco il romanzo di City, ma effettivamente era una frase che mi dice una persona a un certo punto che era la soluzione rapida al problema Xylella, che avrebbe evitato 21 milioni di olivi morti, avrebbe evitato anche questo libro e noi saremmo tutti a fare qualcos'altro questo pomeriggio o starei presentando un altro libro. E perché di solito di fronte a malattie delle piante come quella che si è presentata in Puglia la soluzione è bruciare non tutto ma quantomeno le piante infette e quelle attorno. Avessero fatto questa cosa qua all'inizio non ci sarebbe stata l'epidemia, non è stato fatto, no? Quindi quello era bruciare tutto. Ma le ispirazioni, è stato un libro complicato da scrivere, nel senso che all'inizio anche col mio agente avevamo pensato a un'estensione di un reportage che avevo fatto per Internazionale nel 2015, che era stato molto popolare, diciamo, aveva funzionato molto bene. Poi però non mi piaceva più tanto il tono di quel pezzo, e poi comunque erano successe delle cose, e in ogni caso per un libro serviva qualcosa di più. E quindi l'anno scorso, dopo aver trovato l'accordo con l'editore a fare questo libro, ho deciso di fare un supplemento d'indagine, dove ancora non sapevo che libro avrei scritto dal punto di vista stilistico, strutturale, e ho lasciato che fossero, diciamo, le storie che venivano fuori a dirmi dove si poteva andare, e devo dire anche l'apertura delle persone, perché nel libro ci sono tanti personaggi, un libro di persone, un libro di esseri umani che affrontano una cosa che si poteva evitare ma che a un certo punto diventa enorme e devastante, e quindi tu hai la tua vita travolta e a seconda di cosa fai ovviamente la situazione è diversa, ma comunque si tratta di una situazione emergenziale che ti mette, no, la classica svolta, se fosse un film è il momento in cui esci dalla tua comfort zone e dici oh, il mio oliveto ultrasecolare sta morendo, cosa devo fare, no? E quindi dal punto di vista del lettore dici qua c'è una domanda, no? Quindi la tensione problematica c'era. Però cosa è successo poi? Che tutte le persone con cui ho parlato si sono aperte tantissimo, e io nel libro ne seleziono alcune, le più importanti sia dal punto di vista della storia e poi anche a un secondo livello sulla base di quello che mi hanno detto. Però io ho fatto molte più interviste a molte più persone rispetto a quelle che ci sono nel libro. Cioè io solo l'anno scorso ho fatto un centinaio di ore di intervista che poi sono state sbobinate, grazie a Dio, non da me ma da due ragazze che mi ha fornito Rizzoli. Però diciamo il monte interviste sbobinato era una cosa, adesso non so quantificarla perché poi in realtà uso un tablet, però probabilmente a stamparla sarebbe stata più o meno quasi della mia altezza. Poi c'erano gli atti della magistratura che erano 3.000 pagine, tra cui anche molti interrogatori, in un paio di casi veramente interessanti c'era la trascrizione audio che non c'è quasi mai, però uno degli interrogati a un certo punto si presenta all'interrogatorio con un registratore, lo scoprono e da quel momento i magistrati incominciano a registrare a loro volta e quindi noi abbiamo le trascrizioni negli atti. Sì, 3 giorni del Condor. Sì, esatto. E lo soprannominano, se non sbaglio,
registratore, la macchinetta, una cosa, no, non voglio dire cose imprecise sui magistrati, comunque li trovano un magistrato e li trovano un soprannome. Rielli rischia l'arresto continuamente, c'è un capitolo, con questo libro, con questo libro sì, è pericoloso. C'è un capitolo su un magistrato per il quale secondo me verrà arrestato forse adesso durante la presentazione. E quindi c'era tanto materiale documentale e a quel punto poi ho cominciato a cercare un filo rosso che tenesse tutto assieme. E mi è tornato in mente questo sogno di mio nonno, che avevo sentito tante volte, perché devi sapere che la mia famiglia sul lato meridionale è abbastanza, cioè i sogni sono una cosa importante. E soprattutto, devo dire, per quanto ne so io, almeno la mia conoscenza, sul lato maschile, che magari uno non se lo aspetterebbe questa cosa, però mio nonno faceva questi sogni, cioè che secondo lui avevano un significato simbolico, metaforico, mio padre ne ha fatti molti, in genere spesso quando ha la febbre, però diciamo comunque sono secondo lui significativi, simbolici, e uno di questi era quello dell'olivo che era bruciato, ma come da un fuoco invisibile. Cioè sostanzialmente era senza foglie, con i rami scuriti, però a bruciarlo non era stato un fuoco. E questo succede, questo sogno, più o meno a fine degli anni 90, e Xylella arriva nel Salento del 2013. Quando io nel 2015 incomincio a occuparmi della malattia, appunto per questo pezzo su Internazionale in primis, poi per altri giornali, vedo queste piante e mi torna in mente questo sogno, diciamo, che poi ho utilizzato nell'inizio del libro. Perché è veramente una coincidenza. Io appunto adesso stavo un po' ironizzando sulla questione dei sogni simbolici, no, con una valenza metafisica, perché in effetti il mio io razionale non ci crede, però in questo caso è una coincidenza abbastanza strana, no? Peculiare. E poi da lì l'idea è stata quella di costruire la storia di questa epidemia, però attraverso quello che succedeva mano a mano alle persone, quindi gli scienziati che scoprono il batterio, i primi manifestanti, le prime resistenze, le prime teorie del complotto, gli olivicoltori che cercano invece di opporsi e di fare in modo che quello che c'è da fare venga fatto, poi la politica. La politica in questo libro c'è, ma ho cercato di non farne il centro, perché secondo me è un'ossessione nazionale. A parte che dava subito un tono giornalistico al libro e non volevo che fosse così, perché poi invecchia in fretta. Se c'è una cosa che si capisce dal libro è che quando c'è una questione polarizzante non è solo la politica che cerca un posizionamento, ma sono tutti, da Albano a El Mirren, no? C'è tutta la Puglia. A un certo punto c'è Rielli che va a casa di El Mirren a parlare della Xylella. Sì. Non è uno sketch di Checco Zalone, ma potrebbe esserlo. Gli ho mandato una foto a Zalone quando ero dalle Mirren, ma ha detto quella è perché lei Mirren c'ha una cascata tipo quella di Berlusconi a casa. Molto bene. E lui mi ha risposto: sei chiaramente a casa di Adam Mirren. Beh, stupendo. Le parti migliori le hai tenute fuori dal libro. Sì, esatto. No, appunto, perché anche adesso sono stato in Puglia a presentarlo la prima settimana dopo l'uscita, e una delle reazioni standard che sapevo, cui sapevo sarei andato incontro, ed è proprio il motivo per cui dal punto di vista della politica il libro è così, è adesso che bisogna cominciare a tirare le somme di quello che è successo dopo 10 anni, c'è questo disastro, e incomincia a vedere le persone che mi dicevano no, Xylella non esiste, è una mafia, è l'Europa, è la Monsanto, e ti dicono tutta colpa dei politici. Cazzo, cioè, sì, è colpa dei politici, Michele Emiliano ha delle responsabilità enormi in questa vicenda, io lo scrivo e non lo negherò mai. Però voglio dire, c'è un clima culturale che poi porta anche i politici a fare delle scelte. In questo caso Emiliano vinse le elezioni, a centrodestra ci fu la Poliportone che disse che forse Xylella derivava dalle scie chimiche, quindi anche quel lato lì non era fortissimo, diciamo, in scienza. E quindi per fare un libro che avesse una valenza narrativa, diciamo così, letterario nelle intenzioni, era importante non ridurre tutto alla scelta sbagliata di un burocrate di cui la storia si dimenticherà fra 5 minuti, come credo accadrà con la classe dirigente, e invece raccontare la storia delle persone e di quella società, cos'è successo quando il paesaggio è stato devastato e cambiato per sempre.
No, in realtà tu hai fatto un'altra cosa. Sentiamo. Tu hai preso la lezione di Simone de Beauvoir, che era: è impossibile parlare di se stessi senza illuminare la vita degli altri in qualche punto parlando della propria, e hai preso la tua famiglia e ne hai fatto l'inizio e la fine della storia, no? Tuo padre che, esattamente come altri pugliesi, si rifiuta di credere a questa cosa, nonostante abbia un figlio che ha studiato la materia, nonostante tu lo porti a vedere queste cose, è una storia personale che diventa una storia pubblica, non è viceversa. Sì, ma d'altro canto queste cose erano successe e c'era anche una domanda aperta: perché questa storia è rilevante per me? E perché poi c'è sempre il problema quando tu questo libro lo presenti nel Salento, in Puglia, perché tu che parli così ti esprimi su questa cosa che è nostra, è un problema nostro. Ah, perché c'è una cosa molto bella nel libro, che è che potremmo riassumere nella parola campanilismo, sì, che è il fatto che qualunque figlio meticcio del sud, come Daniele, cioè figlio di un padre del sud che però è nato e ha vissuto al nord, riceve forse il pacco da giù, come si chiama adesso, che è quello che tutti noi che siamo mezze e mezze abbiamo ricevuto. Tu a un certo punto dici nel libro che a casa tua era impensabile comprare l'olio al supermercato perché si mangiava con l'olio che arrivava da giù, che è una, sì, cosa che io ho riconosciuto della mia infanzia. Anche noi avevamo la dispensa con l'olio, sì, che ci mandava mia nonna, e pensavo fosse solo mia, invece poi ho scoperto, no, da quando c'è internet e conosciamo le vite di tutti, ho scoperto che in realtà tutti quelli che sono mezzi del sud, sì, ricevono il pacco da giù. E questa cosa, lui racconta che ogni volta che qualcuno con un accento non del luogo, ma anche forse solo di un'altra provincia, perché poi c'è anche una questione Salento-Bari che vorrei, sì, tu mi spiegassi, deve giustificarsi, deve dire: no, ma guardate che io ho i parenti di qui. Allora c'è una scena molto divertente, se non fosse tragica, ma insomma quel momento specifico è divertente. È una delle prime riunioni con gli scienziati del CNR di Bari che hanno scoperto la malattia, e diciamo il pubblico di agricoltori, di olivicoltori a Racale, che è un paese molto vicino a Gallipoli, quindi diciamo nella zona che è stata colpita per prima. E a un certo punto incomincia a parlare Donato Boscia, che è il capo del CNR di Bari, dell'Istituto di Protezione delle Piante, quindi massimo esperto dell'argomento in quel momento, poi in realtà anche negli anni successivi, e prima di cominciare a parlare spiega che lui è sposato con una donna del paese vicino a Racale, che a casa sua usa solo olio di Racale, e poi incomincia a parlare, no? Quindi diciamo rende manifesta questa cosa. Poi arriva un ricercatore del CNR di Lecce, che ancora più grave, è toscano, e si sente chiaramente nell'intonazione che è toscano, nell'accento, e quindi anche lui assicura che a casa sua quello che sta organizzando l'evento, a lui gli regala l'olio, quindi a casa sua usa anche lui l'olio di Racale, e poi incomincia il suo intervento scientifico, no? Io a un certo punto volevo scrivere nel libro, anch'io in realtà ho fatto la stessa cosa all'inizio del libro, no? L'avevo anche scritto, poi l'ho levato. Ma il punto è un po' quello, cioè nel senso, quando ti intrometti nelle storie di un territorio, secondo me questo vale in tutta Italia, in Salento forse vale un po' di più perché comunque è un territorio che veramente fino a qualche decennio fa, prima di diventare un posto alla moda, turistico, era veramente ai confini del mondo, no? Almeno del mondo dell'Italia, e quindi ancora non ha processato bene questa invasione di stranieri che c'è stata, gli stranieri intendo il resto d'Italia in primis, che c'è stata negli ultimi anni, e quindi questa cosa è sempre molto forte. Io devo dire, adesso a questo punto della mia carriera in Salento sono tranquillissimo, nel senso non ho nessun tipo di problemi. I giornali locali mi trattano, devo dire, sempre molto bene, ho moltissimi amici anche, diciamo, che fanno questo di professione, però appunto perché conoscono la mia storia, perché sono, diciamo, certificato come oriundo, allora posso parlare. Immagino che se arrivassi tu a scrivere sui giornali pugliesi quello che scrivo io ogni tanto quando mi capita, non avresti vita così semplice. No, io poi ho il dramma di non avere accento, per cui ovunque vado mi dicono: ma lei non è di qui. Anche a Bologna mi dicono: ma lei non è di qui. Il forestiero è sempre un po' colpevole in partenza, leggo. Sì. Prima di tutto bisogna professare rispetto per la terra in cui ci si trova, dopodiché se si hanno dei legami familiari con il territorio è consigliabile renderli noti. Vorrei dire
a questo scopo che Daniele ha vissuto a Bologna, ha fatto l'università a Bologna. Ah, esatto, quindi sì. È un po' anche di qui. È come quando le rock band vanno in giro e dicono esatto. Buonasera Bologna. Ho ancora delle bollette dell'era a casa che conservo per questi momenti, quando mi manca Bologna. Senti, tu hai detto che volevi raccontare questa storia attraverso i personaggi e questa storia è una storia già cinematografica. Io vedendo, adesso ho un problema con i nomi, quindi non mi ricordo il nome, quello che dice perché sono bravo, come si chiama? Ah, e quello era Giovanni Martelli, che purtroppo non c'è più. Giovanni Martelli, io quando arrivo al punto del libro in cui lui dice che è morto, ho quasi pianto perché ero pronta a innamorarmene. Giovanni Martelli, adesso ci facciamo spiegare da Daniele chi era, ma per tutta la sua descrizione io ho pensato, ma questo è Nanni Moretti, cioè è già pronto proprio per l'interpretazione cinematografica. E infatti a un certo punto Daniele gli chiede come ha fatto lei a capire prima degli altri questa cosa e lui risponde perché sono bravo, che è la risposta di Nanni Moretti in Abemus Papam, no? Sono il più bravo che condanna, me lo dicono sempre tutti. Però capisco il riferimento, però perché non l'hai visto, quindi non sono stato bravo in realtà, perché avevo un carisma che Nanni Moretti secondo me non possiede. E probabilmente anche il motivo per cui se ti sente un morettiano ti dà fuoco questa frase per la mia opinione personale. Comunque sì, era un luminare, diciamo così, questa parola sempre un po' sospetta. Comunque nel suo caso era riconosciuto a livello internazionale come il miglior virologo delle piante, c'è chi dice, mi ha detto un ricercatore altrettanto importante di Berkeley, che era il miglior virologo delle piante al mondo, figlio d'arte, un uomo distinto, alto, magro, velista, che parlavano con una dizione perfetta, cosa che nessuno in questa storia faceva, e quindi era un uomo d'altri tempi, no? Ogni tanto a me capita, quando sei in macchina accendi la Rai e ti fanno sentire uno spezzone della radio degli anni 60-70 e senti come parlavano, no? Cioè quant'era, ad esempio non dicevano no come ho appena fatto io, ma era un italiano più forbito, era un italiano anche meglio scandito, insomma un'altra lingua che non esiste più. Ecco, come Martelli, diceva Vittorio Gassman, si sentivano le finali. Esatto, e Martelli parlava così. E oltre a parlare così era anche un bravissimo scienziato, sì, non spiccava per modestia, però al tempo stesso tu immaginati cosa voglia dire avere 80 anni e andare tutti i giorni, 3-4 volte a settimana, farsi 2 ore di macchina per andare nel Salento a fare degli incontri con la popolazione, dove c'hai almeno 20 esagitati che ti dicono che sei al soldo delle multinazionali, della Monsanto, delle cose. Dopo un po' probabilmente ti viene anche voglia di ricordare in pubblico che una o due cose le sai, no? E quindi così. Però c'è da dire, la cosa bella di questo personaggio, che io racconto anche nel libro, che lui ha creato un gruppo di ricerca veramente di stampo quasi, sottolineo il quasi americano, nel senso che nel gruppo di ricerca che ha creato sulle malattie delle piante al CNR di Bari ci sono persone di provenienze molto varie, anche proprio dalla campagna, da situazioni di campagna estreme. La ricercatrice che ha scoperto ha isolato per prima il batterio, perché Xylella fastidiosa, si chiama fastidiosa perché è effettivamente fastidiosa da manipolare in laboratorio, quindi non è molto complicato, devi sapere come fare. In Europa non lo sapeva nessuno, quindi lei è andata in Brasile, dove sapevano perché c'hanno la Xylella sugli agrumi, ha imparato come fare. Comunque una ricercatrice estremamente in gamba, lavoratrice a dei livelli, cioè veramente una staccanovista totale, e lei viene proprio dalla campagna. Lei fino agli anni 80 non aveva l'elettricità a casa, aveva questo trullo con le mucche, il padre che accendeva, aveva un gruppo elettrogeno che accendeva solo per mungere le mucche oppure per guardare i gran premi della Formula 1, no? Poi lei due attività fondamentali. Esatto, e anche in qualche modo legate, mi sfugge un po', però comunque lei vince questa borsa di studio perché è molto brava, e poi da lì entra in università e adesso è la ricercatrice di punta del CNR di Bari, e lei è appunto la prima che isola il batterio. E quindi questo luminare poi non aveva quelle logiche baronali che siamo abituati a purtroppo tristemente a conoscere all'università, e tra l'altro l'università di Bari è passata spesso alle cronache per questo. Quel gruppo lì era veramente un gruppo molto meritocratico, con però un cerimoniale di stampo rinascimentale, nel senso che anche da morto il professor Martelli è sempre appellato dai suoi ex, diciamo, come professor Martelli,
nel senso che nessuno, io non l'ho mai sentito, nessuno dice Giovanni, ma mai nome, Giovanni, mai cognome, mai, no, impensabile, cioè era trattato a strego di divinità, però una divinità che aveva fatto del bene, diciamo, aveva creato un gruppo di ricerca che, mentre nessun altro si era accorto dell'esistenza del batterio, questi se ne accorgono e insomma mettono in piedi i primi tentativi di fermarlo. Se non era per loro avrebbe fatto ancora più danni probabilmente. Che però a un certo punto tu parli di vaso di Pandora e del pentimento della non del pentimento, ma insomma del fatto che forse i ricercatori avrebbero avuto vita più semplice se questo batterio non fossero riusciti a isolarlo. E io, che non ho fatto il classico, però due nozioni le ho viste nei cartoni animati, ho pensato a Cassandra, nel senso che c'è un po' questa cosa del, appunto, come dicevo all'inizio, non dire quello che le persone vogliono sentirsi dire, cioè i proprietari terrieri, i coltivatori sostanzialmente volevano sentirsi dire che questa cosa era risolvibile in una maniera più indolore. Quello che non andava bene delle ricerche su Xylella era che portavano al dire: guardate, purtroppo questi alberi li dovete abbattere, non c'è un'altra soluzione. Sì, cioè, poi c'era, appunto, tu prima citavi Avatar. Secondo me in questa vicenda il fatto che le narrazioni complottiste fossero molto meglio da un punto di vista strutturale, cioè se fossero state delle sceneggiature, sono quelle che avrebbero passato il vaglio dei produttori e del network, mentre invece la realtà non avrebbe mai passata. Tu dici un bel film, è un bel film, forse adesso, diciamo, se sono stato bravo a metterlo, a restituire in una certa maniera, può sembrare un film, ma vi posso garantire che prima sembrava molto più un film la versione complottista. Io ho avuto tante conversazioni in questi anni, parlando anche con attori o registi o produttori, no, cosa stai lavorando? E raccontavo, ah, c'è questa storia Xylella, e partivo con la versione complottista. Quindi ci sono questi alberi secolari, bla bla bla, però c'è la Monsanto che vuole mettere alberi transgenici. Illuminavano proprio le pupille col simbolo del dollaro, no? Cioè, questo dobbiamo fare, questo è un film pazzesco. E dicevo, però aspetta, non è così, non è così. Cioè, questo è quello che raccontano i complottisti. Poi in realtà la realtà è più complessa, no? E comunque questa versione della storia è falsa. La versione della storia vera, proprio lì vedevi, dicevo, ah, ma che davvero? Cioè, nel senso, questa non interessa a nessuno. In realtà poi io penso che sia interessante, però bisogna saperla raccontare. Però oggettivamente... A un certo punto tu dici che Donato Boscia, che citavi prima, che è uno dei ricercatori, ti cade dalle nuvole e ti chiede: ma perché, cosa dicono? Perché lui non ha Facebook e quindi non sa di tutti quelli che scrivono, sono pagati dalle multinazionali, l'Unione Europea vuole abbattere gli ulivi perché così andiamo a comprarci l'olio francese, non so perché vogliono abbattere gli ulivi, così andiamo a comprarci l'olio francese, non so. Ma e tutta questa cosa però segna un divario, così come c'è un divario fra te e tuo padre generazionale, c'è proprio un divario di fornitura di disinformazione, cioè se uno non segue i social è al riparo da questa cosa qui. Forse se lui non fosse stato al riparo senza Facebook non avrebbe continuato a fare quelle ricerche. Allora, loro sono stati molto accusati, e lo sono ancora adesso, in retrospettiva, perché adesso è iniziato un po' per questo libro, un po' per il film anche che è uscito in contemporanea, c'è un po' un processo in corso, processo si fa per dire ovviamente, sono stati accusati di non aver comunicato bene. Ora, il CNR ha un ufficio stampa, io li consigliai nel 2015, prendetevene un altro, uno aggiuntivo almeno, perché comunque penso che l'ufficio stampa fosse generale tutto il CNR, quindi insomma sono tante sedi che fanno tante cose. E io penso che non sia una responsabilità loro, nel senso che i ricercatori fanno i ricercatori, sono persone che stanno tutto il giorno in laboratorio, vabbè, in questo caso ogni tanto vanno anche nei campi, magari lavorano per 2 anni a un paper che poi esce e leggono in 15 nel mondo, cioè sono persone innanzitutto estremamente pazienti, in genere, adesso generalizzo, magari non estremamente sociali, e le loro capacità sono più nel campo analitico, no? Vivere all'interno dei dati, vivere all'interno delle sperimentazioni, cioè hai bisogno di avere dei caratteri proprio psicologici determinati,
per essere un ricercatore di successo in quel campo, per essere uno scienziato. Poi c'è una variabilità. Feynman era anche un grande estroverso, diciamo, una persona molto gradevole, grande comunicatore, e ci sono ad oggi in Italia tantissimi comunicatori scientifici molto abili, molto più di qualche anno questa fa. Questa cosa però è molto peggiorata negli ultimi anni, no, credo, in tutti che i senso? Settori, nel senso che nell'epoca in cui tutti comunichiamo come primo mestiere, qualunque sì. sia il nostro secondo mestiere, non comunicare è diventato un problema. Cioè, una volta, se tu facevi, potevi essere Salinger, fare il romanziere, stare nascosto a casa tua. Sì. Adesso non potresti, perché se non vai a vendere certo. il tuo libro non lo legge nessuno, nel no. programma del pomeriggio, il tuo libro nessuno se lo compra. Sì. È così. Se non su TikTok addirittura. Beh, ma è sempre un mezzo di comunicazione anche quello. Montroni si è suicidato. No, ma infatti questa che hai detto è proprio una delle linee di collegamento che ha questa storia con l'universale. Perché è vero tutto quello che abbiamo detto fino adesso, il legame di questa storia e degli Ulivi con la mia famiglia e quello che poi ho vissuto durante i primi reportage, no? È tutto vero. Però poi quello che mi ha fatto veramente scrivere il libro è stata la componente universale che è contenuta in questa storia, apparentemente molto particolare e molto tecnica, almeno nel suo inizio, cioè una malattia delle piante in una provincia d'Italia. Ma la storia è universale proprio perché noi in questa vicenda abbiamo potuto vedere cosa succede quando un'intera comunità, o il 95% della comunità, compresa la larga maggioranza dei suoi decisori, incomincia a credere ad una storia che è palesemente falsa, non è vera. È una bella storia, ma non è vera. Questa cosa è un incubo, cioè, nel senso, noi oggi viviamo in una società in cui, proprio per il motivo che dicevi tu, che non conta cosa è vero, conta come tu lo comunichi. Questo è un incubo latente, può succedere su qualsiasi cosa. Nel principio di realtà è un principio in declino. E lì è proprio un caso evidente dove, attorno a una malattia di un albero simbolico che aveva un portato culturale importante, che però dava origine a un comparto economico ormai moribondo che viveva solamente di sussidi europei, quindi c'erano tanti livelli, no? Il livello strutturale, il livello sovrastrutturale, eccetera. Però il livello per me più interessante come narratore era il fatto che a un certo punto questa storia diventa dominante, perché è migliore, perché si comunica meglio. A un certo punto dici, e si riproduce meglio anche sui social, che la post-verità non è solo il luogo in cui nulla è più vero, ma è il luogo in cui ognuno è convintissimo della sua verità fittizia. Allora, anche Amedeo Balbi me l'ha attribuita questa citazione nella presentazione di Roma. Io purtroppo devo dirti che nel libro no. c'è, ma la dice Jonathan Gottschall. No, nel senso che tu dici di averlo capito rispetto sì, sì. a un libro che avevi scritto sui meccanismi di internet, sì, sì. dici non l'avevo capito sì, allora. Sì, no, ma figurati, era solo per dirti che io l'ho invidiato molto, perché è una riflessione a cui non ero arrivato, al contrario di altre, sul tema. E cioè, lui dice questo: noi abbiamo immaginato che il mondo, diciamo così, aperto, il mondo dove chiunque può comunicare, il mondo dove si può scrivere sui social qualsiasi cosa, dove abbiamo l'accesso alle storie più vario e ampio che sia mai esistito nella storia dell'umanità, noi immaginavamo che si sarebbe risolto in un mondo in cui tutti sono liberi di credere tutto quello che vogliono loro, individualmente, no? Il nostro sogno anni 90 era questo, no? E va bene così, e vivremo tutti assieme felici e contenti. Tu credi questa cosa qua, io credo quest'altra cosa qui, e c'è il pluralismo delle idee, che io voglio dire, sul quale io sono molto d'accordo. Quello che sta succedendo invece è che le persone sì hanno visioni molto diverse, sempre più diverse, ma tollerano sempre di meno le versioni alternative delle altre persone. Cioè, non siamo entrati nell'era del relativismo, ma siamo entrati in un'era di cieca opposizione fra teorie. Lo spazio del pubblico in cui diciamo, esiste un dibattito fra posizioni diverse si è ridotto tantissimo negli ultimi anni. E questo è un sottoprodotto, secondo me, di internet e dei social network in particolare. Sì, credo di averci scritto un libro. Adesso leggo 5 righe a proposito di questa cosa, che sono a pagina 59, e che quando io le ho lette ho pensato: ma perché non ha fatto l'incipit del libro con queste 5? Adesso ti spiego. Ecco perché... l'editor dorme in te. Dopo ti spiego perché le leggo. All'altezza dell'autogrill Sandro sulla A14, dopo circa 240 minuti di monologo di mio padre sull'Europa e i tedeschi che vogliono tagliarci gli ulivi, incomincio a pensare che in effetti forse questa Unione Europea ha un po' rotto i coglioni.
Insomma, sono carico, pronto a scrivere una storia che, date quelle premesse, è certo, diventerà virale su internet. Un centinaio di pagine più tardi, però, tu stai parlando con quelli di Internazionale, per cui hai fatto il reportage, sì, da cui poi credo nasca fattualmente, sì, questo libro, e a un certo punto loro ti chiedono di metterti a discutere sui social network con chi contesta, sì, l'articolo, e tu dici, adesso non ho la citazione esatta, sì, e non ritroverò mai il punto, ma tu dici una cosa tipo: io non solo non voglio rispondere a questi commenti, ma trovo che ridurre il dibattito delle idee ai commenti sui social sia parte della degenerazione in cui ci troviamo. Sì. Beh, allora, è una domanda interessante. Io in quel periodo facevo molti articoli che diventavano virali, tu sai qualcosa, insomma, e quindi pensai, questo risponde alle caratteristiche che rientrano nella viralità, funzionerà. Poi la storia era diversa ed è diventato virale lo stesso. Quello che io contestavo a Raimo in quel caso era semplicemente il fatto che quando un articolo è uscito, soprattutto il long form su cui è passato un mese di lavoro e che è uscito di 90.000 battute e che insomma uno ci mette un'ora a leggerlo se va bene. È un continuo tentare il suicidio di Montroni, non so come dobbiamo prendere questa cosa. E a quel punto, secondo me, intervenire nel dibattito con quello che ti prende la cosa, la toglie dal suo contesto, non ha tutto il background che hai tu su quell'argomento perché l'hai studiato a fondo, eccetera, è una cosa un po' fine a se stessa. Però sono due cose diverse. Cioè, uno è quel pezzo funzionerà nell'ambiente social, ma perché esce quel pezzo e poi la gente lo condivide, non perché lo commenti o non lo commenti. E l'altro era l'opportunità di commentarlo o meno. E poi in realtà, appunto, è successa questa cosa qui, che quello che io pensavo avrebbe funzionato non è quello che ho scritto, perché andando giù poi ho scoperto che non era vero e quindi non potevo più scriverlo. Ho scritto un'altra cosa, ma ha funzionato molto bene anche quella. Quindi... Però restando su questo punto della gente che commenta non avendo sull'argomento le stesse conoscenze e lo stesso approfondimento che hai tu, anzi di solito hanno letto solo il titolo quando, sì, vengono a commentare su internet. Adesso c'è il fenomeno dei commenti al libro di chi non ha letto il libro in Salento. Stavo notando stamattina in treno venendo qua. Cioè? No, perché questo libro sotto commento, ma l'hai letto? No, però... Ok, va bene. Scusa, ti ho interrotto. Dicevo. No, non mi ricordo assolutamente più cosa stavo dicendo, okay, perché la vecchiaia è questa colpa cosa mia. Qui. Ma non importa, andiamo da un'altra parte. Andiamo al fatto che questi personaggi vivono, un'altra delle questioni di questa storia è la battaglia fra la modernità e l'antimodernismo. Questi personaggi, tu prima dicevi, aveva il generatore e lo attaccava solo per mungere le mucche e guardare il Gran Premio, vivono in un tempo che è fuori dal tempo. Allora, senti, è molto interessante questa questione, perché è chiaramente uno dei problemi della nostra epoca. Cioè, adesso te la dico come te la direbbe un anglosassone: noi stiamo ridiventando primitivi per eccesso di modernità. Cioè, visto che abbiamo tutta una serie di comodità prima impensabili, abbiamo questo amore romantico per il primitivo, per il naturale, eccetera. E questo, per quanto non sia una posizione magari popolare, è innegabile. Detto questo, effettivamente poi c'è un motivo se il primitivo ci attira. Non è una cosa, diciamo, che eliminerei tout court e basta, cioè vabbè, il primitivo è stupido. Il fatto è che il primitivo c'è e ci sarà sempre in noi, e primitivo intendo anche arcaico, primitivo anche archetipale, cioè nel senso quelle forme dell'essere umano che ritornano al di là delle culture trasversalmente, diciamo, le nostre organizzazioni, e per quanto noi siamo convinti di averlo superato perché abbiamo il telefono che si connette a internet e la TAC e vogliamo quegli aerei, no? Tutto questo è molto bello, e io gli voglio molto bene alla possibilità di poter andare in un ospedale, diciamo, fornito delle ultime tecnologie, non ci rinuncerei mai, però riconosco che quando mi trovo in mezzo alla natura o quando vado nel Salento, ad esempio, il Salento oggettivamente è un territorio che, pure adesso che è devastato, c'ha una sua mistica, cioè c'ha un suo potere, c'è qualcosa in quel territorio che ha una sua aura. Questa cosa è razionale? No. Posso spiegartela da un punto di vista scientificamente sostenibile? Assolutamente no.
è una mia sensazione personale, no? Quindi è una sensazione che hai sempre avuto, o è una cosa che ti è venuta con gli anni? No, sempre avuto, cioè adesso quello, cioè, che non è una riscoperta delle radici di quando uno diventa adulto. No, beh, ho anche delle sensazioni del genere in altri posti, però diciamo quella ha una tonalità particolare, no? E quindi la sfida nel raccontare questo libro era, cioè questa storia in questo libro era mettere nero su bianco che è stato fatto molto male e per i motivi di cui abbiamo parlato fino adesso, perché una narrazione falsa si è affermata, nessuno l'ha contrastata, le istituzioni non hanno fatto il loro dovere, però non volevo nemmeno ridicolizzare eccessivamente o ridicolizzare basta quelle persone che invece hanno un legame più mistico con la terra, perché secondo me in fondo non è stata neanche veramente loro la colpa. Cioè uno può avere un legame mistico con la terra o comunque più, diciamo, meno strumentale e razionalista, e capire che se c'è una malattia delle piante e le piante infette vanno tagliate, le puoi tagliare. Cioè una cosa non esclude l'altra, no? C'è anche questa contrapposizione assoluta dei due mondi, lascia un po' il tempo che trova. Cioè si può fare la cosa giusta anche senza condannare chi nella natura vede qualcosa di più, no? Però bisogna avere la lucidità di farlo. In questa vicenda è mancata la lucidità, secondo me. E sì, questo è tutto quello che ho da dire sull'argomento. Prima citavo Albano, a un certo punto c'è un elenco dei personaggi che si schierano all'inizio di questa vicenda contro il taglio degli ulivi, cioè come un sopruso, un abuso, una cosa che non è, che ci vogliono imporre, ma che in realtà, diciamo, ci priva della nostra storia, come tagliarti un braccio senza sapere che il braccio va in cancrena, no? Ti vogliono tagliare un braccio così per sfizio. E ci sono cantanti, attori. Questa cosa qui mi fa chiedere, tu poi ti dilunghi su Albano, cioè vai ad Albano, racconti le cose che ti dice lui, poi tu in realtà lo difendi sulla questione ucraina dicendo lui è molto famoso in Russia, no, ma no, ha preso posizione contro Putin, e in realtà poi, diciamo, da quando è uscito il libro Albano ha detto due o tre cose sulla Russia. Vabbè, io dovevo essere aggiornato rispetto al punto in cui è uscito il libro, c'è anche una questione legale. Questo essendo appunto un romanzo reale in cui tutti i personaggi sono reali, tutte le dichiarazioni sono reali, sono registrate, se io parlo d'Albano e dico che ha fatto non mi ricordo quanti concerti di seguito a Leningrado e poi si è esibito al concerto della CECA, come si chiama, dell'ex KGB, no? in Russia a Mosca, e poi dopo si è dissociato dall'invasione dell'Ucraina, credo che per completezza devo citare anche il fatto che si è dissociato. Il punto a cui volevo arrivare è: tu credi, adesso senza stare su Albano perché poi diventa un tiro al piccione. È un bel capitolo quello, però, secondo quello me. È un ottimo capitolo, però vorrei partire da lui per fare un'osservazione più generale, cioè tu pensi che questi personaggi ci credano davvero, cioè prendano davvero un abbaglio sul posizionamento sbagliato, non solo rispetto alla xylella, in generale succede sempre sull'attualità, no? Mm-hmm. Ormai arriva un fatto e tu ti devi posizionare perché... Sì. È il fatto del giorno e devi stare sul fatto del giorno se vuoi esistere sui social. Oppure, come dire, pensino semplicemente che c'è più riflettore sulla posizione complottista di quanta ce ne può essere su quella allora, scientifica. Sicuramente l'algoritmo da questo punto di vista aiuta il conflitto, quindi spinge in quella direzione. Però ad esempio Albano, perché Albano nel libro? Questa è una domanda che mi sono posto, perché c'era nel reportage, in una versione un po' più stretta, non è detto, non tutto quello che c'era nel reportage c'è nel libro, e il libro è molto più ampio del reportage. Perché tenere Albano? Perché Albano, alla fine, la cosa interessante secondo me del personaggio, per come ne ho fatto esperienza io quel giorno, è un personaggio fortemente carismatico. A un certo punto tu citi un autore televisivo che ti dice se vuoi avere sicuramente lo share devi chiamare Albano. Ma tu lo capisci, perché nel senso è quasi un personaggio idealtipico, cioè lui incarna una serie di valori sia estetici che, diciamo così, morali, comportamentali, che in quel territorio sono importanti, sono riconosciuti. Il motivo per cui lui faceva una dichiarazione sugli ulivi senza essere un agronomo e tutti i giornali di Puglia e televisioni e poi anche quelli nazionali si scapicollavano a casa sua era anche quello, cioè che è un leader
per certi versi non è il termine giusto, ma spirituale, cioè è un personaggio carismatico. Ora, se io sto raccontando una cultura che ovviamente non inizia e non finisce con Albano, ma di cui Albano è uno degli ambasciatori, allora diventa rilevante per l'affresco sociale che sto costruendo. E quindi allora Albano sì, allora Albano rientra nella storia. Poi lui, devo dirti che comunque in quel contesto là era anche chiaramente una delle persone più intelligenti, perché poi dopo andò a parlare con il commissario speciale, ritrattò alcune di quelle cose, capì che aveva esagerato, insomma non era un fanatico. E tra l'altro Albano gli è andata strabene, perché lui aveva solo Leccini, che è l'unica varietà tollerante a Xylella che c'è in Salento. Una sa lunghissima. E quindi gli è andata molto bene. Però questa cosa che tu dici, che Albano parla e tutti i giornali vanno a casa sua e la Xylella va in prima pagina, ci dice una cosa che non riguarda Albano, ma che riguarda il modo in cui è fatta l'informazione in questo secolo, no? Per cui chiunque collabori con i giornali, tu hai collaborato tantissimo con i giornali della tua vita, lo sai, sa che la prima domanda è chi possiamo intervistare. E chi possiamo intervistare non è chi ne sa di più di questa cosa, ma chi è più famoso ed è disposto a dirci due cose su questa cosa, in modo che noi mettiamo la foto di Bocelli in prima pagina e Bocelli ci dice cosa pensa dell'influenza stagionale. Sì. No, è così, ma infatti i meccanismi di comunicazione sono un problema oggi. In questa storia qua lo sono stati, lo sono in generale, e lo sono a maggior ragione da quando ci sono i social, perché prima è vero, Albano ti faceva l'audience, come dice giustamente quell'autore, no? Però adesso l'influencer ha l'audience di serie, no? Perché ha la sua popolazione di fan, i suoi follower, e vai tranquillo, no? È come avere un canale televisivo in una persona. E quindi sì, no, certo, è indubbiamente così. Come si risolve questa cosa? Non lo so. A un certo punto, qualche mese fa, all'improvviso sembrava che Milano fosse il Bronx dell'86, che ci fosse più criminalità a Milano di quanto se ne sia mai vista a Città del Messico, perché Chiara Ferragni aveva fatto una storia di Instagram sul fatto che una persona che lavorava con lei era stata derubata. Sì, no, questo infatti. Tipo di condizionamento è una cosa a cui secondo me vanno fatte delle tare, nel senso che dobbiamo iniziare a regolarci rispetto a questa cosa, forse, no? Cioè noi che siamo cresciuti nel Novecento, siamo cresciuti in un'era di comunicazione verticale in cui una cosa stava sul giornale e il giornale era autorevole. Sì, non c'è dubbio, però al tempo stesso non mi sembra che ci siano più altri valori oltre al consenso e alla comunicazione. Cioè, possiamo dirci che esistono, non sono così convinto che esistano poi nella realtà. Cioè, nel senso che per delle cose estremamente complicate, tipo la neuroscienza o, che ne so, mandare razzi su Marte, beh, quello mi sembra oggettivamente complicato, però diciamo le esplorazioni spaziali, c'è ancora bisogno di competenza. Per fare l'intelligenza artificiale c'è bisogno di competenza. Ma per tutte quelle cose che interessano il pubblico, diciamo così, generalista, si tende a chiamare chi è già famoso per qualche motivo, e questo è il meccanismo. Però come nel momento in cui non siamo più noi che ci andiamo a cercare le notizie, ma sono le notizie che ci arrivano nel telefono, e quindi tutto ci arriva con lo stesso peso e tutto ci riguarda nello stesso modo, come distinguiamo fra il risultato della partita di calcio e bisogna abbattere 6 milioni di ulivi perché sennò non ne usciamo? Ma guarda, tu hai scritto in un certo senso dei libri su questo, odio, l'ultimo romanzo era un po' su questo, e se c'è una cosa che ho capito è che sono argomenti che alla fine interessano molto più noi che facciamo questo mestiere che non le persone, cioè paradossalmente, ed è il motivo per cui poi sono difficili da gestire. Cioè, nel senso cioè che... dici che sarebbe diventato il nome della rosa se avessi parlato d'altro, un qualunque mio libro? Come vendite, intendo. No, secondo me il tuo libro era molto interessante, sei riuscito a trovare una chiave anche per renderlo interessante. Però, no, cioè, quelle cose lì sono sempre meta, cioè nel senso quello che c'è dietro. E la maggior parte delle persone saranno sempre più interessate a quello che c'è davanti. Ed è questo il potere delle narrazioni.
Per questo, capito, Albano era interessante lì, perché lui in quel mondo è un personaggio di una storia, è l'uomo che non aveva niente. Infatti tu ed, punto ed è diventato espliciti, no? Dici esatto, che... ed è diventato un cantante famoso in tutto il mondo e si è costruito la sua, il suo resort con gli ulivi, tra l'altro una cosa che nessuno dice mai, tutto sto casino per gli ulivi, a casa nella mega resort di Albano ci sono gli ulivi secolari che sono stati presi da altre parti e portati là, che diciamo è la, no, era la, il reato massimo che si poteva concepire al tempo in Puglia. La legge su, sulla protezione degli ulivi della regione Puglia nasce in buona parte per questo fenomeno di... Per arginare la questione Albano? No, non solo Albano, ma diciamo le persone che si prendevano i secolari se li mettevano nelle loro ville, nelle loro case, no? E quindi è interessante che una persona che aveva molti alberi di quel tipo in casa poi sia diventato il protettore simbolico degli ulivi. Questa cosa non è mai venuta fuori, nessuno l'ha mai detta, no? Però appunto perché, cioè, perché lui ha una storia. Alle persone non frega niente di non alle persone. Della gerarchia delle notizie. No, su questo, rispetto a questa cosa qua, è più importante la storia. La storia vince sempre, perché noi abbiamo un cervello narrativo. Quindi, ragazzo Albano, che dal nulla diventa cantante famoso in tutto il mondo, ha una voce notevole, e diventa un personaggio dello show business nazionale, che va a domenica in, eccetera. Quindi ha una sua narrazione, vince sui metadiscorsi, su cosa è oggi narrazione, cosa non lo è, cosa è comunicazione. E sarà sempre così, perché i nostri cervelli sono narrativi. Il problema dov'è? È che con le piattaforme tecnologiche tutto sta diventando narrazione. Ogni cosa è comunicazione, ogni cosa è narrazione. Mentre prima c'era lo spazio della narrazione, c'erano le religioni, le ideologie politiche che erano grandi narrazioni, c'erano la letteratura, c'era il cinema, il teatro, e basta più o meno. E adesso è tutto in narrazione, qualsiasi cosa è narrazione. E quindi i fatti finiscono sempre più dietro le narrazioni, capito? E questo sinceramente a me pare un problema tecnologico più che filosofico. Cioè finché ci saranno i mezzi per raccontare storie in qualsiasi momento della giornata, ovunque, cioè sei sempre sotto attacco di storie, dovremo accettare il fatto che la realtà rimarrà sempre più sullo sfondo. Allora, siamo nella narrazione, visto che della realtà non ce ne importa niente, chiudiamo su di te, che sei il personaggio principale di questa storia. Tu a un certo punto dici che sei l'anello mancante, cioè sei quello che non è né più del sud né ancora del nord, che ha, aspetta che me l'ero anche segnato, nasco alla fine del mondo magico, ne intuisco la capacità seduttiva ma non ho visioni notturne, sono l'anello mancante e parlo un'altra lingua, quindi non fai neanche i sogni premonitori sugli ulivi che bruciano. No. Quindi questo libro qui è il tuo tentativo di collegare i due mondi, e soprattutto qual è il secondo mondo? Nel senso che il primo mondo lo conosciamo, è quello degli ulivi, del sud, il secondo qual è? Bolzano, Roma, Bologna, non lo so. Sei uno spatriato. No, io sono spatriato, sì, cioè c'era questa citazione di Knausgård che voglio usare per il mio prossimo libro, ma ormai me la fai rovinare così. Che diceva che spoileriamo, no, adesso non me la ricordo letteralmente, però nel senso che ci sono persone che nascono per stare tutta la vita in un posto e persone invece che per cui questo non è il loro destino, no? E io ormai ho capito. Che citazione. Sì, però in realtà poi è così, nel senso che a questo punto della mia vita ho capito che probabilmente per me sarà così. Cioè ho vissuto in tante città diverse e pur sentendo attaccamento ai luoghi materni e paterni, so che sono appunto una persona che non ha una casa in quel senso, no? Quindi anche questo è interessante per me, cioè nel senso un libro come questo è un rapportarsi con la casa del padre. Per me la casa della madre, ad esempio, non è certo Bolzano, che per gli italiani è un luogo senza identità, ma è il Trentino da cui venivano i miei nonni materni, verso il quale io trovo molta più affezione che non verso la città di Bolzano, la cui unica cosa interessante è la squadra di hockey. La cui unica cosa interessante? È la squadra di hockey su ghiaccio. Che la squadra di hockey su ghiaccio. Sì, che è una passione che io condivido con altre 6-7 mila persone al mondo. E ho fatto anche un documentario su questa cosa che c'è su YouTube, si chiama Hockey Town. È una piccola nicchia di malati di testa che esiste solo lì ed è un sottogruppo di cui io faccio parte. Sì. Senti, ti faccio un'ultima domanda che è... questo è un giallo senza soluzione, nel senso che è un giallo in cui alla fine
il caso non si chiude, perché il caso Xylella non si è chiuso, è semplicemente che è venuta meno l'attenzione. Dicevano gli studiosi del secolo scorso che esisteva una cosa chiamata economia dell'attenzione, per cui siccome noi non riusciamo a stare dietro a tutto, dopo un po' di una cosa semplicemente si smette di parlarne, sia la Xylella, sia il Covid, sia un amore è andato a male, non lo so, qualunque cosa, uno semplicemente smette di ricordarsene. È andata così? Sì, la malattia adesso avanza molto più lentamente, perché ci sono delle si fanno i tagli, ma non si fanno quanto si dovrebbero fare, perché c'è ancora titubanza, però diciamo rispetto a 10 anni fa il controllo è in piedi, il monitoraggio è in piedi, però la malattia continua più lentamente ad avanzare. Ci vorrebbe più severità nel contenimento, che non viene attuata perché c'è paura di nuove proteste. C'è sempre stata questa paura latente delle proteste, tu non fai le cose perché poi protesteranno, e la malattia va avanti e crea dei danni economici che poi paga il demanio fondamentalmente, cioè tutti noi, ma soprattutto poi anche le persone perdono quello che era loro e che poteva rimanere loro. Quindi c'è questa cecità di base. E come andrà a finire? Non lo so, cioè ormai il batterio è lì per rimanere, nel senso che è troppo diffuso, non puoi pensare di eradicarlo dal territorio. Una cosa che quasi nessuno sa è che questa è stata raccontata come la malattia degli ulivi, ma perché in Salento c'erano solo ulivi, cioè il 60% del territorio. Sono 600 specie, tu scrivi a un certo punto. Cultivar, ma in Salento ce n'erano due, ma il 60% del territorio era ulivi. Dico quelle che può attaccare la Xylella. Ah sì, sono 600 specie, ma la Xylella in generale, quella che c'è in Salento sono una trentina. Però questa trentina ci sono i ciliegi, i mandorli, salice piangente, il rosmarino. In Salento è vietato vendere rosmarino al supermercato al vivaio, perché è una pianta ospite. Quindi non puoi fare l'arrosto. Sì, esatto, cioè, oppure hai delle piante originarie che puoi clonare, però in teoria non te lo vendono, ma comunque te lo vendono. Cioè se tu vai al supermercato, un supermercato su due, il rosmarino ce l'ha. Non potrebbe, è illegale, c'è lo smercio di rosmarini sotto banco, ma... Forse il film è questo, spacciatori di rosmarino nel spacciatori Salento. Spacciatori di rosmarino, non sarebbe male. Comunque questo per dire che ci sono l'evoluzione di una malattia delle piante è una faccenda complicatissima, perché c'è un insetto vettore, ci sono c'è un clima, c'è un ecosistema, però è plausibile che nei prossimi anni avanzi moltissimo in direzione soprattutto della Calabria, perché lì il clima è ideale, e poi anche risalendo la Puglia, insomma c'è margine secondo le mappe climatiche e anche di tutte le altre variabili per l'avanzamento del batterio. Quanto ci metterà dipende tutto dalla serietà nel contrastarlo. Se facessero la famosa linea che non hanno mai fatto, no? Tagliassero quei 10 chilometri e lasciassero il vuoto, cosa che dovevano fare a Gallipoli 10 anni fa, forse potrebbero forse riuscire a fermarla, se no avanzerà 3, 4, 5 km all'anno, finché non arriva in tutta Italia. Fino ad arrivare finalmente a Bolzano, che a Bolzano il centro delle cose. E mettere a rischio la scuola di hockey su ghiaccio. No. Grazie a tutti. Grazie a voi. Bravi. Daniele, hai raccontato benissimo il libro, quindi hai raccontato perfettamente. Mi fa piacere, grazie. Ti ringrazio molto, e chi volesse farsi firmare copia del libro, il libro è in vendita lì all'ingresso e lui è qui per firmare. Grazie. Grazie. Bravo, grazie a voi. Hai riacquistato la voglia di presentare il libro. L'hai fatto solo perché c'era lui.